Грідо ді ун анджело, вестіто ін абіті, о соференце ді ун уомо, ця ун анджело, ін вече ді ун аніма. Перкі? Перке сто скрівендо квесте ріге? Форсе соло пер ме стесо? Перке діморандо пер анні ін ун луого сакро, соло дуе вольте соно стато риконосчуто? E soltanto da persone con un'anima, che per volontà di Dio era libera dalla mente. La mente dell'uomo è una pietra d'inciampo, forse addirittura una vera e propria roccia posta davanti all'anima. Non si può aggirarla né saltarla, bisogna arrampicarsi su pietre taglienti, scorticandosi le unghie fino a farle sanguinare, per poi cadere giù lungo scoscesi di rupi, tanto piacevoli per la mente, e poi rialzarsi di nuovo, dopo aver recuperato la forza spirituale, e ricominciare ad arrampicarsi. Non è per tutti. Dopotutto, è così comodo e piacevole restare al caldo ai piedi della montagna. La mente è effimera, crea illusioni di tutto quello che si può desiderare, purché continui a desiderare. Desiderare l'amore terreno, un focolare dei figli per continuare la stipre, la ricchezza o la fama, è sempre la stessa cosa. Basta che continui a desiderare. Desiderare, desiderare, e tutto ti sarà dato. In un'illusione o in un'altra, qualunque essa sia, purché continui a desiderare, desiderare, desiderare cose terrene. Ma è così difficile, si lamenta la gente. No, non è difficile. Quante volte ho indossato abiti diversi e ho girovagato per infinite strade solo con un bastone, nutrendo la carne soltanto con ciò che trovavo. Ero un re, a lungo ho regnato su infiniti popoli, ed ogni volta quegli abiti mi pesavano, mi stringevano e mi impedivano di vivere. Si scuotevano dalla paura, si ammalavano e, come accade a tutti, all'inizio desideravano troppo, finché non riuscivo ad amarli. Quella bestia selvaggia, di cui sono intessuti tutti gli abiti, teme soltanto il suo padrone, l'anima. Molti però temono l'anima più della bestia, l'anima che ostacola la loro vita, proprio come le vesti ostacolano la mia. Non riesco a capire queste persone. Che senso ha sprecare l'intera eternità per un solo momento? Soffrire tra le braccia della bestia e servire un vestito che si logora ogni giorno di più. È questa la vita? Ma la vita è infinita. In essa non esiste la sofferenza. La vita non si logora, perché è impossibile logorare l'anima. I vestiti non hanno casa. Hanno soltanto uno stanzino dove rimangono per un breve tempo. Solo l'anima ha una vera casa. Ed è proprio l'anima che, desiderando ardentemente l'eternità, genera questo senso di casa che l'uomo continua a cercare per tutta la vita. Rigden Japo.